Si è tenuta oggi a Milano la conferenza stampa di presentazione della Giornata Nazionale del Parkinson, che verrà celebrata il prossimo 30 novembre per il quinto anno consecutivo su tutto il territorio nazionale. In questa occasione facciamo il punto sulla malattia di Parkinson con il professor Giovanni Abruzzese, direttore della Clinica Neurologica 2, responsabile del Centro Parkinson dell'Università di Genova e presidente della LIMPE, la Lega Italiana per la lotta contro il Parkinson e le sindromi extrapiramidali e le demenze. Professor Abruzzese, ci può fare un inquadramento generale della malattia di Parkinson? Sì, dunque è una malattia degenerativa del sistema nervoso, quindi è dovuta ad un processo che colpisce alcune regioni del nostro cervello. Quella classicamente identificata è la famosa sostanza nera, dalla cui degenerazione dipendono fondamentalmente i sintomi motori, però l'acquisizione di questi ultimi 10 anni è che in realtà il processo è più diffuso e interessa quindi anche altre zone del cervello, da cui anche la comparsa dei cosiddetti sintomi non motori che possono talvolta anche precedere la diagnosi della malattia e la comparsa di quelli motori. Quanto è diffusa questa malattia nel nostro paese? Ma dunque, la prevalenza e l'incidenza della malattia sono sostanzialmente identiche in tutto il mondo, quindi c'è un tasso di prevalenza, quindi il numero di casi in un paese in un determinato momento storico è di circa tra i 200 e i 250 casi ogni 100.000 abitanti. Quindi in Italia sono circa 230.000 pazienti affetti dalla malattia. Quali sono le cause? Questo onestamente è una domanda a cui è difficile rispondere perché probabilmente sono più di una, nel senso che alla malattia probabilmente contribuiscono sia dei fattori di tipo genetico, nel senso di una predisposizione, di una suscettibilità, e poi probabilmente dei fattori invece di tipo tossico-ambientale, per cui alcuni soggetti hanno minor capacità di detossificare elementi tossici provenienti dall'ambiente e quindi in base a questa predisposizione sviluppano poi la malattia. Quali sono i principali sintomi? Allora, come dicevo prima, la diagnosi fondamentalmente si basa sul riconoscimento dei sintomi motori, quindi i sintomi classici sono il rallentamento del movimento, la lentezza del movimento, l'irrigidimento dei muscoli e eventualmente il tremore, che però è presente solo in 2/3 circa dei pazienti, e poi anche in una progressiva compromissione dell'equilibrio. Questi sono i classici sintomi motori, quelli in base ai quali si formula la diagnosi. Ecco, oggi verrà presentato uno studio sull'analisi e la prevenzione delle cadute nei pazienti con Sì. Beh, Parkinson. Ce ne parla? sì, perché questo è uno dei problemi più grossi per quanto riguarda, diciamo, la qualità di vita dei pazienti. Dicevo prima che c'è un problema di deficit di equilibrio che si aggrava progressivamente nel corso della malattia, quindi i pazienti parkinsoniani tendono a cadere molto più frequentemente dei soggetti non parkinsoniani della stessa età. E ovviamente le cadute comportano tutta una serie di problemi, dalle fratture, quindi ospedalizzazione oppure diciamo isolamento a casa, quindi anche costi importanti per il servizio sociale, per il servizio sanitario, o anche problematiche psicologiche, la paura di cadere che automaticamente rende questi pazienti molto più isolati. I fattori che sono responsabili delle cadute non sono ancora ben noti. Anche perché ci sono stati degli studi, ma erano tutti studi, diciamo, su dei campioni molto piccoli e con dei disegni non sempre, diciamo, adeguati. Per cui quello che abbiamo deciso di fare era di fare uno studio su un campione grosso di pazienti, prevediamo di arruolare all'incirca 1.000 pazienti, che è un numero elevato, con una estesa batteria di valutazioni cliniche, diagnostiche, strumentali e con delle scale di valutazione, e l'obiettivo è quello proprio di cercare di evidenziare quali sono i fattori che predispongono al rischio di caduta nei pazienti parkinsoniani. Lo studio è già iniziato. Al momento attuale sono stati arruolati circa 500 pazienti, quindi siamo a metà strada, e anche un numero di controlli, perché ovviamente si arruolano anche dei controlli non parkinsoniani, quindi noi confidiamo entro la primavera 2014 di aver concluso lo studio e di poter passare all'analisi dei dati. Oggi è stato presentato l'Osservatorio Nazionale Parkinson. Di che cosa si tratta? Questa iniziativa è un'iniziativa nuova che vuole presentare questo osservatorio, che sostanzialmente è un portale web aperto, diciamo, a tutti, innanzitutto ai pazienti o ai loro familiari,
con l'obiettivo primario di riuscire ad avere delle informazioni affidabili, certificate dalle società scientifiche e speriamo anche dall'Istituto Superiore di Sanità, ma aperto anche ai medici per naturalmente avere aggiornamenti sulle nuove terapie, sulle nuove procedure diagnostiche. Infine, l'obiettivo più importante è che noi pensiamo con questo osservatorio di poter raccogliere anche una mole molto importante di dati epidemiologici che manca e che sarebbe molto utile alle regioni per poter programmare poi le linee di intervento, i cosiddetti piani diagnostico-terapeutici regionali.